Salve a tutti e benvenuti all'angolo del gameplay qui con God of War. Ci eravamo lasciati dopo essere arrivati qua e non mi ricordo cosa stessimo facendo. Allora, il nostro obiettivo oggi qual è? Oltre ad andare avanti con la storia, ho deciso che non vi farò vedere le missioni secondarie perché altrimenti questo gioco potrebbe durare all'infinito, non c'è un limite. Perché io giocandoci per conto mio non l'ho ancora completato al 100%, quindi ho deciso che mostreremo solo le parti della storia Concentrati. principale. Ah, ok, combattimento avanzato da Atreus, va bene. Allora, aia, fa male. Non ho tutte le mie abilità principali come nell'altra partita, quindi mi sento un pochettino così, un pochettino limitato. La torre dovrebbe portarci alla montagna. Dovrebbe. Questa porta si apre? Sì, si apre. E dovrò stare attento a non spoilerarvi, visto che dicevo, non. Io ho già finito la storia, quindi devo stare attento a non spoilerare. Bomba! Arriva la bomba! Scoppia in bomba! Aia! Quanto fa male! Devo stare più attento! Fanno parecchio male, non c'ho neanche un'armatura. Ci dirigiamo verso una nuova meta. Qua qualche nemico? Qualche nemico? Niente, va bene. Allora, questo è da far. Non mi rompere le palle! Vai via! Ti faccio il culo a strisce, muori! Ok, pronto cosa? L'ho già ucciso. Allora, dicevamo, apri il forziere, Atreus. Atreus, non Atreus, che sennò poi c'è qualcuno che mi sgrida perché lo chiamo Atreus. Un frammento di codice linguistico. Vero? Dovremmo cercarne altri. Allora, saliamo le scale. Ma cos'era? Avevano un odore orrendo. Tua madre li chiamava bastoni del disprezzo, veleno magico. Mi ha insegnato a neutralizzarli. Eh? Rido l'idea di lei che ti insegna qualcosa. Già. Pesante questa, pesante. Vabbè, chissà se vedremo la madre prossimamente. Collina, come l'arbitro. Wow, quanta nebbia c'è qui. Siamo a Silent Hill, ragazzo. Adesso c'è un meme fantastico di. Patronano, dovremmo. No, Dico dopo. la sua presenza non ci riguarda. Scusami, ma dove hai trovato quell'ascia? Questo riguarda solo me. Beh, non lo metto in dubbio, ma conosco quell'ascia. Era una delle nostre e non l'abbiamo creata per te. Fatti da parte. Io non posso. La donna per cui l'abbiamo fatta, io le sono molto affezionato e sarei alquanto dispiaciuto se scoprissi che tu gli hai fatto qualcosa di male. Era di mia madre. L'ha data a mio padre prima di morire. Fay è morta. Mi dispiace molto per questo. Era una grande guerriera. E una donna in gamba. Ok. Io renderò migliore la tua ascia. Ma nessuno te l'ha chiesto. Certo, è vero, ma conoscendo tua madre, mi avrebbe chiesto di porre rimedio all'atto di vandalismo perpetrato sulla sua ascia da mio fratello. Lo sapevo, tu sei il fratello di Brock. L'altra metà del marchio è qui. Quell'essere blu è tuo fratello. Sì, ma il mio talento è superiore. Non esagero, lo giuro su Freya. Allora, non disfare la sua opera. Migliorala e basta. Kratos molto diretto. Ok, ma potresti metterla a terra laggiù? Quel manico è No. lurido. D'accordo, allora devo prenderlo.
Però detta così, signori. Oh. Sindri. Oh. Oh, quello è sangue secco. Oh. Che cos'è quella? Oh, quella. L'ho chiamata Cielo Via. Su quella montagna si trova un giacimento di rare materie prime. Una volta estratte, mi servirà per trasportarle a valle. E la sai riparare? Neanche per sogno. Wow, è durato molto il potenziamento. Allora, adesso cosa possiamo fare con la nostra nuova... Sì, va bene, allora, sì, la mappa. So come si usa, non c'è bisogno che mi fate il tutorial. Ok. Allora, adesso possiamo potenziare la nostra ascia. In realtà potevamo farlo anche prima, però non abbiamo abbastanza, non abbiamo abbastanza esperienza. Però io direi di prenderci almeno qualcosa, tipo questo attacco è molto utile, quindi se potete prendetelo subito perché vi servirà. E vi consiglio anche, se state giocando, quindi se state giocando probabilmente non state vedendo questo gameplay da me, di potenziare Atreus perché sarà molto utile in futuro, ma molto utile. Ole ho! Vero, non c'ho ancora gli attacchi in salto, che palle. Mi sento molto molto limitato, non riesco a giocare bene come dovrei. Boom. E dai, l'ho schivato però, Maledetto. Maledetto marrano. Ancora ce ne sono, fammi curare un attimo, Atreus. Perfetto. Salve, salve. Arrivederci. Allora, ancora. Quanto li odio sti cosi. Non ci provare, non ci provare. Sempre morti molto, molto posate. Allora, esploro un po', poi andiamo avanti. Ok, questo era l'ultimo. Andiamo ad aprire il forziere. Dentro questi forzieri troveremo spesso, anzi sempre praticamente, potenziamenti per la salute e per la rabbia. Ecco appunto. Ma non vi farò vedere il processo di raccoglimento di questi oggetti perché sennò non finiamo più. Quindi andiamo avanti verso una nuova avventura. L'avventura che si trova di qua. Non Vi capisco. ricordo. Ci avviciniamo alla montagna. Esatto. Evidentemente, Atreus, stiamo salendo. Di sicuro non stiamo andando al mare. Allora, dicevo, vi ricordo per chi fosse un po' più distratto a causa della non continuità dei gameplay, che noi stiamo andando verso la montagna per spargere le ceneri Atreus, di nostra moglie, della madre di Atreus. Sulla vetta della cima più alta di Midgard. Però Atreus spara, ok. Spara, Atreus, spara. Questo è un arco, questo spara. Quindi spara, Atreus. Quanto sono dure ste qua. A parte che le frecce arrivano dal muro, però. Va bene. Atreus, dove cazzo sei? Sparagli le frecce attraverso il muro, vai! Devo bloccare il veleno. E muori, affanculo. Che cavolo. Quando ce vuole, ce vuole. Magari per l'ultimo tratto della montagna la posso portare io. No. Non penso. Perché? Lei era più importante. Cosa? Nel senso che ho passato più tempo io con lei. Tu eri sempre a casa. Ti conviene chiudere la E bocca. infatti, Atreus, stai finendo nei guai, ragazzino. Poi là. Via. Non hai fatto nulla, vabbè. Allora, proseguiamo. Devo spostare sto masso. Sempre con molta leggerezza Kratos solleva i massi. Ma salve! Ah,
Eh sì, come non concordare? Voi non concordate con quello che ha detto? Io sì, io sì. Con un colpo. Padre. Bene, abbiamo un esercito alle spalle. E ovviamente il tizio dietro che non è morto. Vero, eh? Sembra molto lo scimpanzé di... Scimpanzé, il gorilla di Rampage. Quello del film che è appena uscito. E boom! E sbadaboom! Aia! Mamma mia, quanto danno fanno! Ok, novità, possiamo utilizzare i nostri nemici per uccidere altri nemici. Bello, vero? E vai così. È diventato veramente Rampage. Potrebbe essere una citazione. Non penso. Fa parecchio senso questa morte, devo dire. Allora, intanto abbiamo ottenuto delle rune, che probabilmente mi equipaggerò subito. Proseguiamo con la nostra avventura, che qua dobbiamo andare avanti. Qua siamo curiosi e assetati di sapere. Ora capisco perché mamma voleva essere portata qui. Già. Eh sì, chi non vuole essere portato sull'Everest almeno una volta nella vita? Quello è fumo. Qualcuno qua si sta drogando. Fermati, ragazzo. No, questo cos'è? Cerchiamo un'altra strada. La strega. Magari fosse qui, forse potrebbe aiutarci. La mia magia è inefficace contro l'alito nero e non c'è modo di aggirarlo. E tutto questo grazie a Odino. Che ci fai qui? Mi assicuro che arriviate sani e salvi. E perché solo adesso? Ero impegnata a salvare il mio amico, te lo ricordi? L'alito nero è una magia così malvagia che neanche io riesco a fugarla. Solo la pura luce di Alfheim è tanto forte da aprire un varco. La strada è lunga. È importante che proseguiate. Importantissimo. Seguitemi. Perché ci aiuti? Forse in voi c'è qualcosa di me più di quanto io ammetta. Forse... aiutare voi è un modo per rimediare a una vita di sbagli. O forse voi mi piacete. Anche se abbiamo ferito il tuo amico. Anche se avete ferito il mio amico, sì. Dove dobbiamo andare? In un regno al di là del vostro. Bene, finalmente si viaggia tra i regni. Lo stavamo aspettando tutti questo momento. Andiamo in un altro perché regno. Sì. Tu vieni con noi. Questo... solo per un po'. Solo per un po'. Dicevo, sì, perché in questo gioco si può viaggiare tra i regni come nella mitologia nordica. O come nel film di Thor, avete visto il Bifrost, no? Infatti utilizzeremo il Bifrost per viaggiare tra i regni. Useremo questo. Non Greida. Questo, no, non è questo. Questa è una carrucola normalissima. Il Bifrost è il ponte. Il nano ai piedi di queste colline. Prima la stava aggiustando. Non c'era nessuno quando sono passata. Forse ha finito. I nani sono sì, molto Kratos si diletta al camminare sul posto. Considerando quei due. Vero. E andiamo giù. Ogni volta che prendo questa carrucola mi diletto nel lancio con l'ascia. Però ho sentito un uccello di Odino, o sbaglio? Lo sento, dov'è? Il tempio di Tyr al centro del lago. Da qui si arriva fino ad Alfheim.
Fortunatamente non è più sott'acqua. Perché quell'essere nel lago? Nessuno lo sa. È comparso dal nulla. Poco dopo, Thor attaccò e la loro battaglia scosse tutti i regni. Alla fine non prevalse nessuno. Non è morta. E Thor tornò da Odino a mani vuote. Il serpente rimase e divenne così grande da cingere tutto Midgard. Visto, l'avevo detto. Da quel giorno si odiano. Sono destinati a uccidersi durante il Ragnarok. Tu credi nel Ragnarok? Vorrei non crederci, sai. Probabilmente Ragnarok, conoscendo Kratos, lo scateneremo noi. Anzi, saremo noi Ragnarok, probabilmente. Anche con quelle che non conosco. Ma quando parla lui, non capisco niente. Nessuno può capirlo. Parla una lingua morta. Qua c'è un boss. Eh? Oh. Si sentirà solo. È morto. Sarà un viaggio lungo fino al ponte, attenzione. Eh? Seguitemi. Sicura? Siamo già entrati qui e non c'è modo di tornare indietro. Vedi? Tu dici? Ti faccio vedere una cosa. Vediamo. Stai guardando? Liostar! Cosa? È solido! Architettura elfica. La corda è stata immersa nella luce di Alfheim. E però ora cammina Kratos, non camminare sul nulla, non è dai. Non sparirà, vero? Non finché la luce splenderà. Da questa parte. La voglio. Vabbè. Quelle radici. Che genere di magia è? È Vanir. Di Vanheim. La conosci? Ne ho sentito parlare. Mamma non mi ha detto molto degli dei Vanir, solo che sono sempre in guerra con gli Aesir. Rispetto a Odino e Thor, immagino loro semi buoni. Non ci sono dei buoni, ragazzo. Te l'ho già detto. E noi lo sappiamo bene, è vero? Vero, Kratos? Kratos in questo gioco è più neutrale che buono, perché Kratos non è buono, diciamola tutta. Kratos non è mai stato buono. A parte che con la sua famiglia. E anche con la sua famiglia è successo un casino. E lei ha ucciso la sua famiglia. Usava per viaggiare nei nove regni, per mantenerli in pace. Quindi tanto buono non è Kratos. Ovunque andiamo siamo attaccati, soprattutto da cose morte. I morti viventi sono sempre più numerosi. I morti non parlano. I sentieri erano pieni di gente. Ora sono tutti nascosti o fuggiti, tranne i selvaggi. Il serpente è lì che fa cose. Ciao serpente. Sei molto inquietante, ok, arrivederci. Gira a destra alla fine di queste scale. Queste scale qua. Sì, devi farci il ponte. Un altro cristallo di luce. Aspetta lì mentre risveglio la luce. Liostar. Funziona. Che certo. Facciamo esattamente? Ripariamo le cose. Inizia a sollevare quell'asse. Ripariamo. Io riparo, voi non fate un cacchio perché... Ricordiamo che Kratos ha la forza di un dio per sollevare queste cose qua. Lui sta sollevando un'intera struttura. Un intero ponte di metallo. Cioè roba che... Tutto il ponte sta girando. Come fa? Credo che sia impossibile da sollevare neanche con un macchinario. Caspita, sei proprio forte. Buongiorno Atreus, meno male che hai vissuto con tuo padre e tua madre. Sei stanco? No. È sempre stato molto forte. Allora, i morti, sappiamo che c'è chi li chiama Hellwalker. Ma cosa sono? Sono povere anime tormentate a cui è negato giudizio e pace. Come? La magia Vanir può rianimare i morti? In passato sì, ma questa non è magia. Questa piaga dei non morti è il sintomo di un mondo squilibrato. Qualcuno, qualcosa, ha interferito con forze potenti. Questo lo so per certo. Bene. Così è perfetto. Torna su, siamo pronti ora. Ho fatto un ottimo lavoro. Bravo Kratos, tu sì che sei Bob l'aggiusta tutto versione dio greco in... No, non mi sono fatto male. Ad Asgard, vabbè. Oltre queste porte. Quindi il tempio di Tyr è stato costruito dai giganti o dagli elfi?
Tutte le razze hanno contribuito. È stato l'ultimo atto di cooperazione tra i regni prima che la pace svanisse per sempre. Ed eccoci qua, al lab principale del gioco, praticamente. È qua dove si svolgeranno praticamente tutte le vicende e tutti i nostri viaggi. Liossa, la tua corda non brilla più. Il suo potere è esaurito. Qualche scintilla di magia era rimasta, ma noi le abbiamo usate. E tre ponti, wow. Dammi l'arco. Ricorda, reclamando la luce di Alfheim infonderai alla corda il suo potere. Si dice grazie Atreus, di grazie alla signora. Con noi. Vabbè. Ci proverò, ma sono state prese misure per confinarmi a Midgard. Perché? Agli dei non importa. È questo? È così buio? Questo tempio è rimasto dormiente sott'acqua per quasi 150 inverni. Basterà la luce del Bifrost a ridestarlo. Sì, però non si vede nulla. Accendete una torcia o qualcosa. Pronto? Io ho paura del buio. Atreus, non avere paura, ci sono io qua. Non lo sono. Gli frega un cazzo. Le radici appartengono al grande albero del mondo e consentono di viaggiare tra i regni. Ok, finalmente siamo arrivati dopo due ore e mezza. Serve questo, un Bifrost, per compiere viaggi tra i regni. Cattura, conserva e trasferisce la luce di Alfheim. Metti il Bifrost là. E ora? Aspetta un attimo. Al tempio serve tempo per svegliarsi dal lungo sonno. È da questa sala, e solo da questa sala, che potrete viaggiare da un regno all'altro. Quello che vedete rappresenta il tempio in cui ci troviamo, oltre alle torri dei regni che circondano il lago dei Nove. Tutti i regni esistono nello stesso spazio fisico, riflettendosi l'un l'altro. Queste porte, le torri all'esterno e i Nove regni sono tutti intrecciati e coesistono sui rami dell'albero del mondo, separati solo dalla luce di Alfheim del Bifrost. Un po' difficile da capire. Questo posto concentra e controlla quella luce. È l'albero del mondo. Solo una rappresentazione artistica. No, l'Yggdrasil è molto più di tutto questo. L'albero del mondo è legato al destino del mondo e noi siamo legati ad esso. L'albero nutre il nostro terreno. La rugiada delle sue foglie alimenta le nostre valli e i nostri fiumi. È l'albero a sostenere tutto il creato tramite i suoi grossi rami. La sua energia vitale permea le trame della vita. Nascere, vivere, morire, rinascere. Ogni singola maglia al di là del tempo e dello spazio. Tutto riconduce all'albero. Ecco, è così che funziona. Immagino volessi una risposta più semplice. Sì. Bene. Il ponte che avete spinto fuori adesso porta al regno di Vanheim. Ora invece girate la ruota verso la nostra nuova destinazione, Alfheim. Ma questa fa girare il ponte là fuori? Sì, la ruota fa girare il ponte. E questo si allinea con le torri dei diversi regni nel lago là fuori. Va bene. Aspetta, non c'è torre in questo. Per questo è impossibile arrivare a Jotunheim. Senza una torre dove bloccare il ponte, la sequenza non inizia. Ok. Ogni regno ha una runa del viaggio che sblocca il ponte. Io ti sto dando quella per Alfheim. Ora puoi fissare la tua destinazione. Viaggiamo, dai. Siamo pronti. Andiamo ad Alfheim. Bifrost, meglio che non lo perdiate. Ora il ponte del viaggio si allineerà e si aprirà il regno tra i regni. Se lancio il... niente, non succede nulla. Vedi quel grande cristallo? Ogni regno ne possiede uno che concentra e amplifica il potere del Bifrost e apre il ponte verso quel regno. Per questo si può viaggiare tra i regni solo da questa sala. Come
Come mai dal lago manca la torre di Jotunheim? La torre di Jotunheim scomparve da tutti i regni oltre 100 inverni fa, quando i giganti sparirono da Midgard. Dove andò a finire e come la spostarono rimane un mistero. Quindi sappiamo che la torre di Jotunheim è sparita. Noi ci stiamo dirigendo verso una montagna. Se ne frega un cazzo di Jotunheim. Seguitemi. Il Bifrost è buio. Il viaggio l'ha esaurito. Per tornare va rigenerato con la luce di Alfheim. Siamo bloccati. Qualcuno con la tua abilità non avrà problemi a tornare a Midgard. E riusciremo a scacciare quell'alito nero? Se cattureremo la luce di Alfheim, sì. Se cattureremo. Perché ci sono dei pericoli? Probabilmente sì, no? Ci troviamo nel regno degli elfi. Alfheim, vabbè, elfi. Benvenuti ad Alfheim, signori. E adesso vedrete la luce. Ma si vede qui. Quindi stiamo per morire, vedremo la luce. La vedi quella colonna di luce? Si trova al centro del tempio ad anelli. Quello che ci serve è laggiù. No. No, 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 maledizione. Che ti succede? Per ripristinare la magia del Bifrost devi entrare nella luce. Sta bene attento, non farti prendere. No! Evidentemente ha sconfinato in un paese in cui non può andare. Vero. Improbabile. Andiamo. Per chi conosce i miti e le leggende nordiche avrà già capito che la strega non è Freya. E restami vicino. Sembra abbastanza palese. Anche perché non è che ce ne siano molte di donne importanti nei miti nordici. Almeno non così tanto importanti. Allora, magari ho detto una gastroneria, ma non importa. Magari ci sono un sacco di donne. Però la principale di solito è Freya, no? Viene nominata praticamente ovunque, in qualsiasi gioco, serie TV basata su miticità nordiche. Allora, ci dirigiamo laggiù. Ragazzo, che cosa dice? Parla di un'eterna guerra per la luce. Non capisco. Se serve a entrambe le parti, perché non la condividono? Avidità. Scoprirai che spesso è causa di guerra. Buongiorno, ragazzo. Così funziona il mondo, adesso lo sai. Uccidono ancora gli elfi chiari. È la guerra ed è finita. I chiari hanno perso. Dai, gli ho fatto il perri, però. Non vale. Non rompete le palle a me. Capito? Fanculo, becca di sto perri. Ho giocato a Dark Souls molto più tempo di te, lo sai. Ok, sono finiti? Sono finiti. Perché c'è tanto? Che abbiamo fatto? Abbiamo sconfinato. Ne verranno altre. Sì. Come sì? Cioè, sei contento che ne arrivano altri? Ma tu sei pazzo. Più pazzo di Kratos. Hai detto qualcosa? No. No, non ho detto nulla. Oh, ok. Ho detto che sei stupido, ecco che cosa ho detto. Va bene. Aspetta, non è Sindri? Sì, è Sindri. Torniamo. Allora, direi di potenziare Leviatano e poi chiudiamo qua. Leviatano, potenzia. Oh yeah. Bello di metterci le mani. Ma se lo farà, ditegli di temperare il suo acciaio perché sta rovinando. Va bene, va bene, va bene. Quindi grazie a tutti per aver seguito questo episodio e ci vediamo a un prossimo video. Guarda, c'è una barca incastrata. Va bene, sì, attraverso nel prossimo episodio ci andiamo. Quindi grazie per la visione, ci vediamo. Ciao a tutti.